Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per fare un tutorial che è molto molto richiesto perché vorrei fare, appunto come avrete già letto dal titolo logicamente, un tutorial sui foxy eyes, quindi questi occhi molto allungati, molto sensuali, molto appunto da cerbiatta. E quindi volevo fare con voi appunto un tutorial su come ottenere degli occhi naturalmente, ovviamente allungati come Bella Hadid, senza ovviamente chirurgia plastica. Quindi vi voglio far vedere cosa vi serve per questo effetto. Allora, innanzitutto vi serve una matita color marrone. Se non ce l'avete come me, usate anche una matita per contorno labbra, comunque che sia sui toni del mattone, marrone, insomma, un colore così. Poi vi serve una matita nera, io utilizzo questa qui di Nabla, la Velvet Line. Poi un ombretto marrone, ovviamente opachi, parlo di opachi, quindi degli ombretti sul colore del marrone e un ombretto più sul colore del burro, poi vedrete perché, tutti opachi ragazze. E poi mi servono dei pennelli piccoli piccoli piccoli, ovviamente da occhi, sia per sfumare sia per fissare, insomma poi vedremo come utilizzarli, ma direi di iniziare. Allora ragazze, una piccola intro che vi vorrei appunto fare, vabbè, a parte che come vedete benissimo già la base è fatta, ovviamente noi andremo a fare un trucco solo sugli occhi, quindi mi mancano solo le cose degli occhi, però vi volevo dire una premessa che secondo me è fondamentale per avere questo occhio molto allungato, molto da gatta, è di avere delle belle sopracciglia. Cosa intendo per belle sopracciglia? Poi è sempre soggettivo. Comunque, delle sopracciglia belle folte, definite. Quindi, se le avete vuote, se le avete sottili, andatele a riempire con una matita e andatele a dare una bella forma. Ecco, perché cioè le sopracciglia già fanno un sacco. Ma passiamo al tutorial. Ok, come prima cosa vado a prendere una matita, appunto come vi dicevo, marrone. Io utilizzo questo qui di MAC che in realtà è un contorno labbra, ma se voi avete una matita marrone per gli occhi, top, perfetto. E praticamente cosa vado a fare? Allora, io non ho gli occhi hoodie eyes, i cosiddetti occhi incappucciati. Se voi avete gli occhi, cioè che la vostra palpebra praticamente vi copre tutta la palpebra mobile, quello è l'occhio incappucciato di Eyes. Io non ho l'occhio così, anzi ho l'occhio tra virgolette infossato, cioè nel senso che ho l'osso che si vede, e quindi diciamo non è problematico da truccare. Ad ogni modo, cosa dobbiamo fare con questa matita? Dobbiamo andare a disegnare un tratto qua. Ok, vedete? Che poi andiamo a sfumare. Vedete? È come se vado a fare delle linee che vanno verso l'esterno così. Adesso con un pennellino così vado a sfumare. Chiaramente, però tu la pericolosa,
Ok, adesso dopo diciamo aver fatto questo primo tratto, mi aiuto con un ombretto marrone, ragazzi, non deve essere mega scuro, quindi vedete voi in base a quello che avete, io prendo questo qua. Cambio pennellino. Ok, vedete? È come se fosse un'ombra che va così. Vedete? Così e così verso fuori, uguale. Così e così. Ok? Dopodiché con una matita nera vado prima a fargli la punta. Perché sennò. Ok, cosa vado a fare? Ragazze, un tratto fine, 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 fine. Ok, qui sopra. Che poi andrò. Aiuto sempre con un po' di ombretto nero, ragazzi. Spero di vedere un po'. Ok, e vado sempre a sfumare verso l'esterno. Ok, fine, 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 però mi raccomando. Allora, guardate ragazzi, mi avvicino, vedete un po' questo effetto? Ok, adesso vado a sfumare ancora meglio il nero. Ok, dopo aver sfumato, ragazze, vado a prendere un color chiaro, sempre mi raccomando, opaco. E io vado a prendere, direi, questo, ok, e lo vado a mettere qua, sulla palpebra mobile. Ok, vedete? Ok, sempre con la matita nera vado a riempire l'anima interna sia sopra sia sotto. Vado a prendere un po' di marrone, un po' più scuro, ragazze, e vado a sfumarlo fine, 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 fine qui sotto.
Ok. Guardate un po'. Adesso vado a sfumare ancora il tutto meglio. Ok ragazzi, guardate un po'. Vedete il risultato? È molto molto allungato, che uno dice sembra uno smoky, ma non è uno smoky perché innanzitutto non dovete portarlo troppo in alto, deve stare comunque in linea così più o meno dritta che vada a creare questo effetto. Adesso, non per ultima cosa, vado a prendere un illuminante, qualsiasi che quello che voi volete. Io adesso ho qui questo di Mulac e vado a mettere un punto luce, però ragazzi, solo punto qua, l'angolo interno. Ok, adesso applico il mascara e vado con My Toy Boy. Guardate che differenza. E voilà! Ecco ragazze, questo è l'effetto. Ovviamente se volete dare un effetto ancora più power a questi occhi, basta che andate ad applicare appunto sulla parte finale delle ciglia finte o se avete gli occhi molto molto grossi, proprio ciglia finte. A go go, ma secondo me è molto bello anche così con mascara semplicemente. Quindi ragazze, eccomi qui, questo è il tutorial su come avere degli occhi allungati, Foxy Eyes. Spero vi sia piaciuto, se è così ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su e di iscrivervi al mio canale. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.